Ecco, oggi ascoltiamo il brano successivo che ci parla della salvezza. Il problema fondamentale dell'uomo è la salvezza. Si parte dalla salvezza dalle malattie, la salvezza dal fallimento economico, ma la vera salvezza che interessa è la salvezza da una vita senza futuro. Ascoltiamo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: Non so di dove siete. Allora comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: Voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio. Voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Lode a te, o oh Nomina Cristo. Cristo. Chi si salverà? Sono tanti, sono pochi? Gesù non dice una risposta numerica, ma invita a sforzarsi di entrare per la porta stretta. Quindi lui ci tiene, parteggia affinché possiamo entrare per questa porta che dà accesso al regno di Dio, dà accesso alla salvezza. Parlare di porta significa parlare di casa dove si vive la famiglia, si vive la relazione con il padre, con gli altri figli che sono fratelli. Ecco, per entrare in questa casa ci vuole un cuore disposto a questo. Ecco, allora questa porta viene descritta come una porta stretta, addirittura poco dopo viene descritta come una porta chiusa e dopo ancora viene descritta come una porta che oltre che a essere chiusa si viene cacciati fuori. Ecco, quindi veramente è un Vangelo che ci fa molto riflettere. Poi paradossalmente si parla di altri, innanzitutto i padri Abramo, Isacco, Giacobbe, i profeti, ma poi altri che vengono da Oriente, da Occidente, da Settentrione, da Mezzogiorno, che entrano. Quindi addirittura qui la porta sembra spalancata, ma non per noi, ma per gli altri. Ecco, quindi c'è veramente qualcosa su cui riflettere. Allora, proviamo a pensare. Ieri ci parlava di piccolezza. Il regno di Dio ha lo stile della piccolezza. Allora, forse la porta stretta ci sta a dire, se non ci facciamo piccoli, non ci passeremo mai. Ecco, la porta in fondo è Gesù stesso. Gesù si è fatto il più piccolo, l'ultimo di tutti. Se vogliamo entrare in Lui, non possiamo entrarci con un io enorme, pieno di sé, pieno delle proprie
pretese, autogiustificazioni, sicurezze, giudizi sugli altri. Ecco, dobbiamo farci piccoli. Addirittura la piccolezza più grande ce l'abbiamo quando riconosciamo di essere miseria. A volte fa paura dire una espressione del genere. Sembra troppo, no? Ma è la nostra vera realtà, riconoscere di essere miseria. Riconoscere di essere perduti, di essere lontani. Allora passeremo per la porta stretta, ma passeremo veramente sentendo che è larghissima, che è spalancata. Ecco, sentiremo che la salvezza è un dono gratuito della misericordia. E soltanto allora, quando ci saremo riconosciuti miseria, sentiremo questa salvezza perché la sapremo accogliere. E mi viene in mente quella frase che dicono i discepoli sulla barca nel lago in tempesta: Salvaci, Signore, siamo perduti. Ecco, soltanto in questa situazione, in questa posizione, scopriamo che da perduti che eravamo, siamo graziati. Questa è la salvezza. Non autoassolverci perché siamo stati bravi, perché abbiamo fatto mille cose, abbiamo partecipato a mille eucaristie, a mille incontri sulla parola. No, la salvezza è lasciarci amare. Non passerà colui che si sente giusto, che giudica gli altri come lontani da Dio e che è pieno di sé. Ecco allora. Questo voi che Gesù ripete tantissime volte nel Vangelo di oggi, siamo noi, siamo proprio noi, che magari frequentiamo gli ambienti parrocchiali e questo ci dà la sensazione di essere a posto o comunque meglio di tanti altri. Dobbiamo abbandonare questo atteggiamento, proprio abbandonarlo del tutto, perché ci chiude nella maniera più assoluta al dono gratuito della salvezza. Allontanatevi da me, dice il Signore, no? Sì, perché quando riconosceremo di essere lontani, allora Lui potrà raggiungerci, perché Lui è già là dove sono i lontani e potrà abbracciarci con la sua misericordia. Ecco, ci presentiamo veramente in questo nostro nulla, miseria, ma amata infinitamente dalla sua misericordia. E preghiamo. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia. Fa che io ti porti nel mondo intero.